Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stasera ci apriamo la nostra divulgazione alla cosa di cui io ero negato. Vuoi sapere quanto avevo in matematica io a scuola, Alessandra? Lo stesso voto che avevo in fisica, 3. Ma no, prometto, non ho avuto però un professore bravo come Pier Giorgio o Di Freddi. Professore, vengo alla lavagna anch'io. Ben ritrovato. Ciao, benvenuto. Era un po' di tempo che non ci vedevamo. Eh sì, vuoi darmi il libro? Che sì, ecco, è meglio che lo legga tu, anche io l'ho già letto. Posso restare qua a seguire la lettura? La lavagna. Ecco, io dietro quello è il posto mio, con la matematica di sicuro. Ti abbiamo chiesto una lezione, che per me è una poesia, io te l'ho vista fare una volta a teatro e mi sono emozionato. Qui la potrei fare. Ripeterla, quindi. Beh sì. Per ripetente. Perché io sono straripetente. Certo. Il numero zero, godetevela, perché la lezione del professor Di Freddi sul numero zero. Non scappare tu. E poi prendo appunti, cioè servisse qualcosa. Posso copiare? Anzitutto prendo il gessetto che mi fa ritornare indietro di 30 anni, perché ormai questo perché il professor Bicioni piace così. Lo so, lui è un po' classicista. Noi umanisti siamo così. Anacronista forse anche, no? Dunque lo zero, naturalmente non so a chi possa interessare lo zero, no? Però se vi dico che è l'analogo di altre cose che ci sono in altri campi, forse poi alla fine uno se ne accorge che magari serve a qualcosa. Per esempio in musica, mi dispiace che Vecchioni se ne sia andato via. Io, no? Dopo questa cosa vado a sedermi perché mi devo riprendere. Sì, ecco. Ci assomigliano, no? Sono tutti e due uomini del passato, no? E dicevo, in musica per esempio, no? Quando uno guarda uno spartito, no? Ci sono delle note. Le note sarebbero come i numeri, però ogni tanto ci sono delle pause. E le pause sarebbero come il numero zero. Se non ci fossero le pause, la musica sarebbe tutto un casino, naturalmente, no? Non si potrebbe fare molto di quello che si fa. Oppure in fisica il vuoto, ad esempio, no? Quando c'è il vuoto, no? Quello è l'analogo dal punto di vista della matematica dello zero. O in filosofia, mi dispiace che se ne sia andato, no? Ma l'ha fatta apposta, credo, è scappata da me, perché in realtà in filosofia lo zero è l'analogo del nulla. Ora, questo è il problema, che i greci non ce l'avevano lo zero, e non ce l'avevano nemmeno i romani, perché non sapevano fare la filosofia bene, no? E, per esempio, ti scrivo un numero a caso, no? Così, con un po' di cifre, vedi che qui ci ho messo uno zero. 101. Se volessi scriverlo alla maniera dei romani, per esempio, no? A parte il fatto che sarebbe un po' meno conciso, no? Però loro l'avrebbero fatto in questo modo, no? Ci avrebbero messo 3 C per i 100, e poi 2 sbarrette per ciascuna unità, no? E viene scritto così. Vabbè, uno dice più o meno è la stessa cosa. Se lo volessi scrivere alla maniera dei greci, quello sarebbe un mal di testa, no? Perché i greci usavano le lettere dell'alfabeto per scrivere i numeri, no? Quindi numerate, no? Ovviamente. Quindi il 2 corrisponde a? Beta. Brava. Vabbè, dai. E il 3? Gamma. No. Perché il problema è che se facessero così, no, dall'alfa, no, fino all'omega, farebbero semplicemente 24 numeri. No? Allora loro avevano diviso le lettere in 9, le prime 9 erano unità, e questa è un'unità, poi le seconde 9 erano le decine, e le terze 9 erano le centinaia, quindi 9 più 9, 18, qual è la 19ª lettera dell'alfabeto greco? Ah. Ecco, lo dico io, va. Sì, la tau. No? E però vedete che una cosa scritta in questo modo non sembra nemmeno un numero. Tra l'altro la gematria, no, e la cabala sono nate da quella convenzione di scrivere i numeri con le lettere, che poi si possono ovviamente interpretare in tutte e due le maniere, no, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo fare delle operazioni, qui ci accorgiamo subito che le cose ci complicano quando le scriviamo in questo modo. Ad esempio, supponiamo di voler moltiplicare questo per 2. Lo sappiamo fare tutti, no? Per esempio, 2 per 2, 4, 2 per 0, 0, 2 per 3, 6, voilà, quello è finito. Se volessi moltiplicare questo per 2, come dovrei fare? Ora, per 2 non è tanto difficile, perché 2, no, è questo numero 2 volte, no? Quindi lo scriverei di nuovo così, no? E questo è il risultato. Ah, certo, anche se non sono in ordine non importa, perché intanto sono semplicemente quello che si chiama un sistema additivo, no? Quindi sono 6 volte 100, no? E 2, 2 e fa 4, ok. Qua lasciamo perdere, perché così fa a fare i conti, no? In questo modo. E se però volessi fare qualcosa di più complicato, per esempio, se tutto l'avessi dovuto moltiplicare per 3 o per 4 avrei dovuto continuare ad aggiungere cose, ma se volessi per esempio fare il quadrato, 302 per 302,
qui c'è già la prima parte, no? Con lo zero. Poi qui c'è uno zero, no? Quindi si fa così, no? Zero, no? E poi dopo si fa 3 per 2, 6. 3, poi 0, 3 per 3, 9, no? Questo è il risultato, bla bla bla, no? Si fa velocemente, no? 6 più 6, 2, così, ok, questo è il numero. Ma se lo volessi fare con i numeri romani, come si fa a fare una moltiplicazione con i numeri romani? I romani e i greci non sapevano fare le moltiplicazioni e vi ho portato l'aggeggio che usavano loro, guardate qua. Questo aggeggetto qua che si chiama l'abaco, no? Che poi è andato in uso, diciamo, per millenni, perché ancora nel 1500 in Italia si discuteva se dovevamo adottare le cifre indiane, appunto, che arrivano dall'India, oppure se dovevamo continuare a fare i calcoli in questo modo. I romani avevano delle tavolozze, ecco qua, portato la fotografia, vedete, fatte di metallo, che si mettevano in tasca, esattamente come ho fatto io. Cioè, avevano già i loro iPhone, in un certo senso, no? E facevano i conti in questo modo. E questo è il risultato, appunto, invece, di una cultura che è molto diversa da quella romana. I romani, tra l'altro, ho detto prima, no? Accennato, non avevano lo zero perché non riuscivano a pensare al nulla. Parmenide, per esempio, no? Che faceva sti giochetti, no? Linguistici, no? Il nulla non esiste perché se esistesse sarebbe qualcosa, no? Oh, che bello, no? E allora si chiudono gli occhi così. O quell'altro Gorgia da Lundini, che credo sia venuto proprio qua, no? Se si chiamava così, no? Gorgia da Lundini, avete sentito parlare, no? Mm-hmm. Quando l'ha intervistato Lundini, lui diceva quello, no? Il nulla non esiste, se esistesse non potremmo conoscerlo, se lo conoscessimo non potremmo parlarne. E quello era mettersi, diciamo così, i paraocchi, e invece gli indiani, che non si facevano tante storie, no? Naturalmente, no? Hanno inventato anzitutto le cifre posizionali, gli stessi numeri significano cose diverse a seconda di dove li metti, e soprattutto questo numero che è il buco, per l'appunto, che viene colmato quando non c'è nessun numero di quell'ordine di grandezza. Non so se ti basta o vuoi che vada avanti tutta la sera. No? Sarebbe ascoltarti però, vieni a sederti, Pier Giorgio. Scusate, anche perché lo zero ha la stessa forma della O di Odifreddi, quindi esatto, della lettera, sì, sì, sì. Il tuo, cioè, marco. Questo è un modo gentile di dire che Odifreddi vale lo zero. No, tutt'altro. Questo è per dire che tu hai fatto un libro che si intitola A piccole dosi, contro la crisi di astinenza dalla matematica. Prima parlavamo di ludopatia, tu sei un matemopatico, quindi. Cioè, quando non... No, in effetti forse il titolo non è perfettamente corretto, ma io sono un ingenuo. No? Per me crisi di astinenza dalla matematica voleva dire che la maggior parte della gente di matematica non sa nulla, no? Quindi è in totale astinenza, sì. No? E dovrebbe... Invece hanno detto che ci sono dei riferimenti con altre cose che io non conoscevo. No? Quindi... Tra l'altro io avevo fatto l'altro anno, ti ricordi, forse l'avevamo presentato, un libro che si intitolava Pillole matematiche. Sì. Allora avevo proposto all'editore che come cosa complementare, no? L'avremmo potuto chiamare Supposte matematiche. Sì, che quello è quello di cui avrei bisogno, perché, io. No, in realtà sì. No, le pillole vanno, sì, giù, le supposte vanno su, eccetera. Ma sembra che non si potesse fare, quindi abbiamo fatto questa cosa piccola. Lui ogni anno scrive un libro sperando che io, a forza di leggere i suoi libri, no, che tu ne legga almeno uno, è una speranza, proprio non riesco in proprio. Comunque noi ti riaspettiamo poi qua, ricordi, per una disfida con Roberto Vecchioni alla lavagna, il derby all'ultima lavagna. No, tu farai in un round dovresti, tutte le sere io potrei venire, ma quando lui dice qualcosa facciamo... io dico qualche cos'altro in matematica e io e Tommaso scommettiamo, facciamo le scommesse sopra. Allora adesso però mettiamoci veramente tu